Mamma mia, che partita, ragazzi! Dal punto di vista dell'emozione, una partita veramente incredibile. Però bisogna anche essere onesti. Bisogna dire che, diciamo, in confronto alle altre, Livorno ha giocato, ripeto, in confronto alle altre, ha giocato peggio. Perché in questa partita lì, secondo me, diciamo, è stato l'esempio lampante di come in determinate situazioni, in determinate partite, conta più l'atteggiamento, diciamo, mentale piuttosto di quello, diciamo, come lo volete chiamare, fisico, nel senso a livello di piedi. Ovvero che a volte dove non ci arrivi con la tecnica, con i piedi, ci arrivi con l'aggressività e con la testa, tanto per capire. È stato l'esempio lampante. E bisogna essere onesti perché appunto il Livorno, soprattutto nel primo tempo, non era assolutamente partito bene, anzi, pronti via. Iniziato male, fra l'altro dopo nemmeno quant'era, nemmeno 5 minuti, non mi ricordo nemmeno quant'è, ha preso il gol. Quindi se bisogna essere onesti. Chiaramente poi dopo, vabbè, come chi, poi ne parliamo a modino, comunque chi l'ha visto e chi lo sa, poi si è rifatto per un'altra volta, perché è stata un'altra partita, un'altra vittoria venuta fuori, riuscita in rimonta. E quindi niente, diciamo che nonostante questa partita incredibile, bisogna essere onesti, come ho detto all'inizio video, il Livorno comunque ha dei meriti, ma non tutti, cioè non è stata, come perlomeno secondo me è stata nelle precedenti partite, questa vittoria strameritata, diciamo meritata sotto alcuni punti di vista, mettiamolo così. Comunque parliamo un pochino diciamo, cercando di sintetizzare un pochino della partita, primo giro tempo. Allora, primo tempo, come ho già detto prima, Livorno ha iniziato male. E la cosa che è un po' più preoccupante è che, bene o male, almeno per il primo tempo, purtroppo Livorno, sia che giochi male o che giochi bene, lei prende il gol. E questa cosa, secondo me, è un pochino da rivedere, anche se magari poi spero sia soltanto una casualità. Ecco. Comunque, è iniziato, rivediva, dopo nemmeno 5 minuti, appunto, ha preso il gol. Dopo ne ha preso un altro, vabbè, un altro dormita, perché sai, quello del primo, il primo tanto tanto, il secondo secondo me è stata una bella dormita, non tanto del portiere, perché diciamo che comunque in quell'occasione più che della colpa, diciamo, doveva fare di più il portiere, ma anche secondo me un po' la difesa, questa serie, insomma. Insomma, resta di fatto il primo tempo Livorno, fino a che ne ha preso il secondo con abbastanza dormiente. Secondo me si era un pochino svegliato, ma era in maniera molto molto soft, molto molle, quando chiaramente ha preso dopo poi il primo gol e Livorno sembrava un pochino cercare di fare qualcosa, ma non vedeva niente, perché comunque va detto, va data anche di merito alla Ternana, che nonostante se non sbaglio lei, diciamo, finora non ha iniziato nel migliore dei modi, diciamo, questa stagione, va detto che ieri comunque, alla fine per loro sfortuna, però non ha assolutamente fatto una cattiva partita, non ottima però, cioè, diciamo che comunque ha dato secondo me parecchia noia per gran parte della partita a Livorno. E quindi vabbè, tornando ai discorsi del primo tempo, Livorno iniziato male, piano piano stava leggermente, ripeto, leggermente migliorando, cercando di fare qualcosa, ne ha preso un altro con una disattenzione, una dormita, no? Plateale soprattutto dal punto di vista difensivo. Preso il gol, dopo poco Aram si inventa un bellissimo gol, perché non sembra, ma pareva di rivedere, secondo me, gol di Siligardi, cioè gol di Siligardi, una sorta di gol alla Siligardi. Cioè, essere fatto Livorno riesce a fare questo grande gol con Aram, che fra l'altro Aram è un giocatore da tenere d'occhio, perché non è assolutamente male. Insomma, finisce il primo tempo 2-1. Chiaramente, nella pausa ho detto, ma speriamo di rivedere di quello che succede sempre, ovvero che iniziato tempo il Livorno riesce a ribaltare la partita, o perlomeno speravo di riequilibrarla, ecco, mettiamolo così. Ciò è stato, e soprattutto nel secondo tempo, nonostante, ripeto, la Ternana riusciva a bloccare le iniziative di Livorno, perché va detto che comunque Livorno ha trovato il pareggio con vantaggio di testa, e con tutto il rispetto per Mazzoni, io credo che nonostante bisogna fare complimenti a Vantaggiato, che fra l'altro continua a segnare almeno una volta a partita, io penso che il piedista di Vantaggiato poteva essere benissimo preso, cioè perlomeno a livello di
di coordinazione, ok, il livello di potenza secondo me non era quella grande difficoltà a prenderla, però vabbè, meglio così per noi. Insomma, essere fatto appunto il Livorno in secondo tempo, nel secondo tempo gol di vantaggiato di testa, voglio si riequilibra le ossie, si riequilibra le ossie, nonostante appunto, come ho già detto, la Ternana, cioè non c'era il classico, diciamo, come si può dire, cioè non è che si vedeva tanto che la Ternana e il Livorno boom, picchiava, no, perché comunque è stata secondo me una partita piuttosto, non soprattutto, piuttosto equilibrata per quasi tutta la partita dal mio punto di vista. Cioè resta di fatto 2-2, dopo il 2-2 il Livorno cominciava un po' a ingranare e cominciava veramente a dire no, e bisogna, dato che sembrerebbe esserci l'opportunità, bisogna vincerla, cosa che infatti poi è stata, perché poi anche lì una, non disattenzione, però una, sì dai, una mini disattenzione a parte la difesa della Nana ha permesso poi di far gol, anche lì un bellino, non bellissimo magari per quella rama, però un bel gol di Pasquato che poi ci ha permesso di vincere un 3-2, fra l'altro nei, quant'era, bene o male, mancava tipo forse 10 minuti più o meno, no, alla fine della partita, insomma, vittoria, un'altra vittoria rimonta, anche già la settimana comunque si perdeva contro il Brescia e anche contro il Como, fra l'altro, insomma, quindi un'altra vittoria rimonta. E ripeto, questa vittoria mi è stato l'esempio lampante di come a volte, come ho detto prima, conta più il fattore, diciamo, mentale, il fattore testa, piuttosto di quello, diciamo, fisico dei piedi, ecco. Quindi niente, diciamo, vabbè, chiaramente sono contento perché cioè perché ci sono delle osi, vabbè, vabbè, abbiamo vinto in trasferta, che in trasferta si sa, anche se vai già magari, non lo so, dopo 20 partite, magari te sei zone alte, vai già contro una delle zone basse, addirittura l'ultima, comunque soprattutto in Serie B, che è un campionato secondo me dove diciamo ce ne può essere una, due di squadre che tecnicamente, qualitativamente possono veramente spaccare il campionato, possono fare differenza, ma di solito la Serie B vince o perlomeno conquista qualcosa chi ci mette veramente la cattiveria e la grinta, perché a livello di qualità credo che cioè quest'anno non lo so ancora, perché bisogna sempre presto, però credo che come tutti gli anni non ci sia quella grandissima differenza. Un po' c'è chiaramente, ma la Serie B non è la Serie A, per farvi capire, nel senso che a livello che una prima, se va già con l'ultima, 9 volte su 10 vince. Serie B non è così, a volte passa a noia. Insomma, mi sono appena perso. Comunque, si dicevo, sono contento perché, vabbè, siamo vinto in trasferta. Secondo me è stata una vittoria, una bella vittoria dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista mentale, perché mi è veramente piaciuta l'aggressività, la voglia di far punti da parte di Livorno. Sono contento perché è la quarta vittoria in fila e sono contento soprattutto perché siamo primi da soli. E se non sbaglio, anche se in giornata, non so se giocano tutte stasera, mezzo e mezzo, non lo so, insomma, giocano tutte le altre partite, indipendentemente da come andranno, il Livorno, se non sbaglio, rimarrà da solo, almeno per questa settimana, primo lì. Lassù, dopo 4 giornate, 4 vittorie consecutive, un inizio al top. Insomma, detto questo, niente. Ora la prossima, secondo me, è quella che ti vuole vedere un po' più in ghigna, senza mancare rispetto alle altre squadre, perché si va a giocare sabato contro, in casa, contro lo Spezia. Sì, c'è lo Spezia a livello calcistico, la Spezia a livello di, diciamo, di arti e geografia, mettiamolo così, e quindi niente, secondo me questa è una sorta di un vero test che, ripeto, con tutto il rispetto per le arti, secondo me lo Spezia ha per qualcosina in più a livello di qualità, quindi vedremo un po' cosa succederà. Chiaramente oltre al punto di vista di test c'è anche un discorso di vista di tifoserie, no? Di rivalità, perché chiaramente Livorno-Spezia non è come Livorno-Pisa, parlo per non livornesi, però chiaramente non è come Livorno, Livorno contro una squadra a caso, ecco, mettiamolo così, perché ho detto sì, non lo so. Insomma, quindi c'è anche un discorso di qualità, quindi è una partita piuttosto importante, sotto tutti i punti di vista, a partire dalla classifica, a partire dalla rivalità, a partire da questa serie di vedersi Livorno contro squadre che qualitativamente, secondo me, se non hanno qualcosina in più confronto alle altre, se riesce comunque a gestire, o sperando di no, questa sabe di vincere 4 vittorie, di fa 4 vittorie di fila, 4 su 4, non sia stata una casualità, ecco. Boh, speriamo bene.
Ovvio, detto questo, niente, una cosa che non ho mai fatto per quanto riguarda i Livorno, poi chiaramente ognuno è libero di fare cosa le pare, mi piacerebbe, se, cioè mi piacerebbe, vorrei veramente un grande piacere, un grande favore, se magari, beh, innanzitutto magari cliccate su mi piace, magari commentate dicendo la vostra, come avete fatto nei precedenti video, che non me l'aspettavo, perché sono sincero, io da ormai questo è il terzo anno, se non sbaglio, sì, che faccio i video commenti sopra di Livorno e difficilmente venivano fuori dei commenti sotto le partite, cioè sì, c'erano ogni tanto, e non me l'aspettavo infatti di vedere tutti questi commenti per quanto riguarda sia la cosa che avevo, tra virgolette, no? Un po' domandato sul discorso di Vaugi, Vaugi, tanto si chiama, io diasca tutto lì. E poi sul punto di vista di sono d'accordo con te, sono in disaccordo con te, nel senso. Quindi niente, se volete commentate, commentate, cercherò se ho tempo di rispondervi, se mi farete delle domande. E poi se vi dovesse capitare, magari condividete il video. Ecco, quella è una cosa che ci tengo parecchio. Insomma, detto questo, ci vediamo al prossimo video e speriamo, come Dio sempre, io l'ho portato bene, però per sicurezza lo Dio toccandomi, di rivederci con sorrisone, eh? Via, detto questo, ciao a tutti, alla prossima!